Pochissimo, non mancate. La retta dell'asilo, quella dell'università, persino la mensa scolastica, i servizi sociosanitari, oppure il pagamento delle bollette, magari della luce, del gas e anche il canone della RAI. Ecco, in tutti questi pagamenti c'è lo zampino dell'ISEE, il cosiddetto ricometro entrato in vigore nel 1998 e pare abbia fatto il suo tempo. È in arrivo una nuova versione, cerchiamo di capire che cosa cambierà con il nostro ospite Achille Perego del Quotidiano Nazionale. Buongiorno, Achille. Buongiorno. Allora, perché è arrivato il momento di cambiare anche l'indicatore della situazione economica equivalente? Sì, è una parola un po' difficile, ma ormai gli italiani hanno cominciato a conoscerla, perché in questi 15 anni, pensa, ogni anno sono quasi 5 milioni e mezzo di famiglie che lo utilizzano, quindi serve per tantissime agevolazioni sociosanitarie, la scuola, persino i cosiddetti bonus elettrico e del gas, cioè possiamo risparmiare sulle bollette della luce e del gas se abbiamo un ISEE basso, si parte da 7.500 euro all'anno e pensate, si possono risparmiare da 150 fino a 400 euro all'anno, quindi è un indicatore molto importante. Dopo 15 anni era venuto il momento, diciamo così, del restyling, di renderlo un po' più trasparente, che fosse più capace di fotografare la ricchezza di una famiglia per dare davvero queste agevolazioni alle famiglie più povere, da chi ha davvero bisogno. Perché non sono mancati i furbetti in questi anni. E allora in questo cambiamento, per esempio, avrà un peso maggiore la casa, cioè inciderà di più il patrimonio immobiliare, avrà un peso maggiore anche i risparmi, oppure dei redditi che prima erano esenti, per esempio le indennità di accompagnamento, gli assegni sociali, gli assegni di invalidità, cioè cambia un po' il metodo di calcolo. Agevolazioni anche per le famiglie numerose? Sì, esatto. Allora, come dicevi tu, bisognava stare attenti un po' ai furbetti dell'ISEE, li hanno chiamati. Coloro che autocertificavano di avere meno di quanto invece hanno. Pensa addirittura che il Ministero del Lavoro ha scoperto che c'era circa il 70% degli italiani che diceva di non avere né un conto corrente bancario né un conto corrente postale. Insomma, non è, bisogna essere molto corretti, insomma, anche 70%. Perché se si fanno queste cose, se io sono abbastanza ricco e passo per falso povero, danneggio chi ha davvero bisogno, perché tolgo una parte agli altri. Vero. Allora ci sarà una stretta proprio sui controlli. Innanzitutto, per esempio, per quanto riguarda i conti correnti, sai che cosa succedeva? Prima veniva calcolato la giacenza, cioè quanto c'era in banca al 31 dicembre, e addirittura qualcuno toglieva i soldi il 31 dicembre dalla banca e li rimetteva il 1 gennaio, diciamo il 2, perché il primo le banche sono chiuse. Allora adesso si controllerà la giacenza media. Non solo, se voi segnate la casella dove dite che non avete il conto corrente, potreste essere controllati. In più c'è un'altra cosa molto importante. Sì. Prima si dava molto spazio alla cosiddetta autocertificazione, cioè ero io, eri tu, che dicevamo. Adesso invece questo spazio è molto più ristretto, perché si prendono tutti i dati delle banche dati, per esempio quella del fisco, dell'INPS. Insomma, dovrebbero esserci meno furbetti. Quando hai citato i conti correnti, però, mi è venuto in mente, no? Non spaventeremo i piccoli risparmiatori, insomma, voglio dire, alla fine si va a colpire chi faticosamente riesce a risparmiare qualcosa, perché insomma la voce sulla liquidità, sul conto corrente, un pochino le orecchie le fa drizzare. Sì, anche è vero, infatti il peso dei risparmi sarà maggiore come quello della casa, però ci sono tutta una serie di franchigie, cioè nel senso che quello che è la ricchezza complessiva viene calcolata mettendo insieme i redditi e il patrimonio. Poi ci sono, adesso non diciamo tutte le cifre perché fanno un po' girare la testa, però sia per la casa sia per tutte le altre voci ci sono delle riduzioni, e la cosa importante è che vengono favorite, lo dicevi tu prima, le famiglie numerose, oppure famiglie dove ci sono per esempio persone con una disabilità. Perché? Perché alla fine viene fuori una cifra, mettiamo che la mia ricchezza è di 60.000 euro all'anno, poi questa ricchezza viene divisa per un numero. Certo. Allora, per le famiglie numerose questo numero è più alto. Se io divido questo 60.000 per due, avrò un ISEE di 30.000, non ti faccio la domanda di matematica.
Se io avrò una ricchezza di 60.000 e un coefficiente di 3, per esempio per una famiglia che ha 4 figli, avrò diviso 3, 20.000. Quindi avrò un ISEE più basso e avrò la maggior tutto possibilità di avere lo sconto sulla luce, lo sconto all'università, lo sconto, adesso si vedrà, anche per il nuovo canone RAI. Grazie. Mi dai anche la possibilità di lanciare la scheda che siamo per ascoltare, perché ieri il Premier Renzi ha detto delle parole molto curiose. Ha detto: il fisco non deve essere percepito come un avvoltoio sulle spalle dei contribuenti, e a questo proposito sono al vaglio delle interessanti novità. Le ascoltiamo in questa scheda. Grazie Achille Perego. Grazie, arrivederci. Nel paese dove tutto si paga a rate, dal cellulare alle vacanze, dall'automobile alle cure mediche, potrebbe presto diventare più facile rateizzare anche le tasse. Merito di un emendamento alla legge di stabilità in discussione in questi giorni in Commissione Finanze. I tantissimi alle prese con le cartelle di Equitalia già da oggi possono chiedere di dilazionare il pagamento, non più in 6 ma in 10 anni, cioè 120 rate, ciascuna per un ammontare minimo di 100 euro. Ma due sono le importanti novità che potrebbero facilitare la vita dei contribuenti. Chiunque, anche chi ha debiti con il fisco superiori a 50.000 euro, potrebbe presentare domanda di rateizzazione senza dover documentare la propria situazione di difficoltà. E a questa agevolazione potrebbe accedere anche chi è decaduto, cioè chi in passato aveva già chiesto la rateazione, ma ha mancato il pagamento di 8 rate. La novità sarebbe molto interessante per i contribuenti morosi che vogliono mettersi in regola, e non è l'unica. Da giugno 2013 si è stabilito il principio della impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia, a condizione che l'immobile sia l'unico di proprietà del debitore e sia quello in cui risiede anche anagraficamente. Ma di recente anche la Cassazione è scesa in campo per bloccare le esecuzioni esattoriali, stabilendo la retroattività della norma ed estendendola anche ai pignoramenti avviati prima del 21 giugno 2013, dei quali si potrà così chiedere l'interruzione. Buongiorno e benvenuto a Gianluca Timponi, commercialista, e Raffaello Lupi, tributarista, nonché docente presso l'Università Tor Vergata. Allora, ci aspettavamo ieri che il governo licenziasse questo nuovo decreto in materia fiscale, invece è slittato alla prossima settimana. Come mai? Cosa è successo? Ma è molto complicato, perché contiene l'abuso del diritto, contiene la rimodulazione delle sanzioni penali che non servono. Allora sono qui perché la tassazione deve essere effettuata dagli uffici, non dai procuratori della Repubblica, cioè è un caso limite quello in cui devono scattare le sanzioni penali, gravi frodi. Le leggo un titolo della Repubblica di oggi che dice: il fisco apre agli evasori che si ravvedono. Quella è un'altra cosa, perché riguarda chi si mette a posto dopo che ha ricevuto delle segnalazioni. Cioè gli evasori non sono una specie di untori di manzoniana memoria, reprobi col marchio del... è gente che non ha la percezione che il fisco gli può chiedere una cifra. Non è che evadono tutto, diciamo fanno una previsione su quello che il fisco gli può chiedere. Quindi è più un problema di carenza di controllo del territorio. Le tasse si pagano quando si avverte la probabilità che te le saprebbero chiedere. Va bene, Timpone. I contribuenti però, inseguiti dalle cartelle di Equitalia, delle importanti novità appunto se le aspettavano, un pochino già abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, però due su tutte, quali? Beh, queste sono delle proposte ad oggi, nel senso che si vuole estendere anche a quei contribuenti che hanno debiti nei confronti di Equitalia superiore a 50.000 euro. Che cosa accade? Oggi per somme inferiori ai 50.000 euro basta presentare una semplice istanza e Equitalia non entra nel merito, concede subito la dilazione in 72 rate, o che possono anche essere estese a 120, quindi praticamente pagabili in 10 anni. Con questa proposta si vorrebbe estendere questa procedura semplificata anche per coloro i quali hanno ad esempio un debito superiore a 50.000 euro, tipo 100.000 euro, 200.000 euro e quant'altro. E
una cosa abbastanza importante, perché agevola quei soggetti che vogliono in un certo senso pagare, ma nello stesso tempo beneficiare di un termine, di un tempo, diciamo, di pagamento più lungo. Più lungo. Sì, però il tasso poi allora, è il davvero tasso, così vantaggioso allora, alla fine? Un'altra poi proposta è quella di ridurre il cosiddetto, diciamo, tasso relativamente ai cosiddetti interessi di mora, che sono diversi rispetto agli interessi di rateizzazione. Cioè gli interessi di mora sono quegli interessi che il contribuente paga dalla data in cui gli viene notificata la cartella alla data in cui avviene l'effettivo pagamento. Invece gli interessi di rateazione sono quegli interessi che si applicano nel momento in cui Equitalia concede una ratazione, una rateizzazione. Faccio un esempio: su una rateizzazione di 10.000 euro in 72 rate, il contribuente pagherà una rata di circa 158 euro e alla fine gli interessi saranno poco meno di 1.400 euro, quindi abbastanza abbordabili, con un tasso di circa il 4,5%. E quindi chiaramente, insomma, è abbastanza favorevole per il contribuente, considerando gli attuali tassi che in altre circostanze dovrebbero essere pagati. Però novità importanti sono in arrivo, lo abbiamo anche sentito nella scheda, per quanto riguarda il pignoramento della prima casa e anche per quanto riguarda lo stipendio. Allora, la prima casa ad oggi è impignorabile. Con il decreto del fare chiaramente è stata diciamo, stabilita che sulle prime case Equitalia non può effettuare alcun tipo di azione esecutiva a livello di pignoramento. Per quanto riguarda invece gli stipendi, e questa è una cosa importante, il cosiddetto pignoramento presso terzi, sono state messe chiaramente già da un po' di tempo dei limiti. Ciò significa che se io ho uno stipendio fino a 2.500 euro, Equitalia non può pignorare somme superiori a 250 euro, ossia un decimo dei 2.500. Poi per stipendi da 2.500 a 5.000 si parla di un settimo, e poi per stipendi superiori a 5.000 euro si ritorna al vecchio un quinto. Cioè, quindi su uno stipendio ad esempio di 6.000 euro, Equitalia, insomma, può continuare, diciamo, a attuare, diciamo, il cosiddetto pignoramento di un quinto dello stipendio. Lupi, dei 530 miliardi di euro di cartelle fiscali emesse negli anni, il ministro Padoan conta di poterne recuperare 7, almeno 7. Sembra un po' poco, detta così. Si può pensare ad un condono, e se sì, a quale prezzo? Allora, quella è una montagna di debiti, di gente, di società fallite, di frodi fiscali che si sono stratificate nel corso degli anni. Abbiamo già fatto questo che lei chiama condono, sarebbe la rottamazione dei ruoli. Ne abbiamo già fatte, guarda, quando ho memoria, credo 3 o 4, nel senso che si dice paghi il 25% e lo rottai.